sempre sta roba. È una giornalista del Corriere. Sono partiti da Viale Santa Maria Elisabetta per arrivare al red carpet della mostra del cinema. Studenti, donne, uomini, chi con i propri figli, tutti o quasi, a piedi scalzi per lanciare un messaggio forte, accogliere i profughi. In testa al corteo il regista Andrea Segre, uno dei promotori. È un momento veramente importante, un messaggio di civiltà, di democrazia, a cui spero partecipino sempre più persone. Sono 70 città in tutta Italia, non soltanto Venezia, ed è un momento storico davvero importante per un futuro migliore. Una manifestazione che avrebbe dovuto vedere la partecipazione di numerosi attori italiani come Tony Servillo o Valerio Mastrandrea, che invece erano assenti. Non è un problema, ha commentato Segre, la marcia degli artisti non voleva essere un'autocelebrazione ma un diffondersi tra la gente. I manifestanti hanno tagliato la rete, simbolo del muro, del confine, per poi dirigersi scalzi fino alla mostra del cinema, dove sono stati bloccati dalle forze dell'ordine poco distante dall'ingresso. Strada facendo hanno immerso i piedi nella pittura per poter lasciare le loro impronte. In marcia anche rappresentanti sindacali come Susanna Camusso, politici come Vendola ed esponenti del Partito Democratico.